Ciao a tutti ragazzi, oggi ultima tappa del Giro d'Italia, la cronometro tutta veronese, una cronometro di 17,4 km con appunto l'arrivo nell'arena di Verona e attenzione che ci sarà anche un GPM di quarta categoria, quindi non proprio una cronometro da veri specialisti perché comunque prevede appunto una bella salita. Vabbè, una bella salita, una salitella non troppo difficile, però comunque una cronometro non proprio per specialisti. Arriviamo dopo la tappa di ieri, dove Hindley ha ribaltato, chiamiamolo così, oppure si è preso questo Giro d'Italia praticamente perché ha un grande vantaggio, ok, che lui non va a cronometro, però Carapaz non è che sia tutto questo fenomeno, quindi in teoria è fatta per lui, quindi è stato bravissimo ieri, diciamo. Un po' troppa noia nelle altre tappe, però almeno in quella ha dato spettacolo. Tappa che è stata vinta da un grandissimo Covi. Comunque sia, andiamo a giocare. Ed eccoci alla partenza di questa cronometro con il nostro Almeida, dove ci andiamo a giocare tutto, perché abbiamo solo 2 secondi di ritardo da Carapaz che comanda. Quindi dovremmo fare una gran cronometro. Purtroppo il picco di condizione non è buono, ma poco ci interessa in teoria. Contro Carapaz il nostro Almeida dovrebbe avere vita un po' più facile. Vedremo anche nella realtà se Hindley, cioè in teoria dovrebbe star tranquillo, nel senso ha guadagnato talmente tanto che può star tranquillo in questa cronometro. Comunque questo Giro d'Italia, sempre parlando ovviamente di quello reale, non è stato proprio un Giro d'Italia così spettacolare, proprio sugli attacchi degli uomini di classifica. Almeno è stato divertente con le fughe, perché almeno quello ci siamo divertiti. A parte un po' l'altro ieri che non mi è piaciuto troppo, che hanno fatto l'ultima salita guardandosi praticamente perché avevano ampio margine sul gruppo. Però per il resto almeno le fughe ci hanno fatto divertire. Maglie, ma la maglia rosa ovviamente. Sono abbastanza contento di Hindley, preferivo ovviamente Landa, però sinceramente prima di Carapaz non ha dato molto questo giro Carapaz, quindi guarda, preferisco Hindley. La maglia blu Bowman se l'è meritata, è stato anche l'unico che l'ha cercata, a tratti ciccone anche, però alla fine ha prevalso Bowman. E poi la maglia ciclamino, vabbè, ultra dominata da De Mar, è stato il più forte velocista di questo giro. E la maglia bianca la vince Juan Pedro Lopez, cioè se l'è meritata, però diciamo che doveva andare ad Almeida, e forse ad Almeida chissà, magari anche la Rosa, ma non credo. Comunque sì, ora attenzione qua, siamo per passare nel primo intertempo. Vedremo come stiamo andando, mi sono gestito poco perché poi c'è molta discesa, quindi spero di aver fatto la scelta giusta. Ora crolliamo verso il traguardo e perdiamo questo Giro d'Italia. No dai, passiamo con il tempo giusto, proprio quello previsto dal gioco, quindi però non stiamo né andando sopra, ma neanche sotto le aspettative, l'importante è quello. Occhio a queste curve, occhio, ricordiamoci che abbiamo la bici da crono, e la bici da crono non è che proprio ha la manovrabilità della bici normale. Posizione qua, mamma mia, fatta bene, ok. Occhio a questa. Facciamo un attimo. Ah, ho preso male, pensavo di riuscire a farla senza frenare invece. Ora attenzione. Questa curva direi che la possiamo fare tranquillamente con le mani sulle protesi. Attenzione, non c'è una curva secca. Uff, mamma mia. Tosta è sta curva. Ora rilanciamo l'andatura per questo strappetto. Attenzione, stiamo andando a riprendere Landa. Quindi stiamo facendo una grandissima cronometro col nostro Almeida. Poi ok che Landa è fermo crono, però comunque stiamo andando molto bene. Anche Landa tutto sui pedali, anche il nostro Almeida.
Attenzione, altra parte di discesa, abbastanza tecnica, stiamo tranquilli, tentiamo di non strafare. Ecco, l'ho detto, siamo andati a curvare sul marciapiede praticamente, però vabbè, infatti abbiamo perso un po' d'alanda in questa difesa, ma va bene così. 2 km a tutta. Landa entra ora nell'ultimo chilometro e noi ci entriamo adesso, ultimo chilometro per noi di questo Giro d'Italia, ultimi 1000 metri per andare magari a vincerlo questo Giro d'Italia. Carapaz dietro non lo vedo, quindi forse è una grandissima vittoria del nostro Almeida. Lo scopriamo nelle classifiche. Addirittura andiamo a vincere la tappa con il nostro Almeida, rifilando ben 21 secondi al secondo che è Sobrero, poi Mollema, Port, Castroviejo, via via tutti gli altri. E quindi questo significa che ci portiamo a casa la maglia rosa e quindi vinciamo questo Giro d'Italia con 36 secondi su Carapaz, proprio all'ultima tappa. Riusciamo a prenderci questo grandissimo Giro d'Italia. 36 secondi Carapaz, 3 minuti Landa, 5:31 Yates, poi a seguire Kelderman a 8:25, 8:51 Guillaume Martin, 11:58 Bardet, 14:29 Fortunato, Port 14:42, Dumoulin 14:45 e questa è la top 10 di questo Giro d'Italia. Maglia blu ce la portiamo a casa col nostro Almeida, sempre abbiamo fatto tutto con Almeida praticamente, però qua abbiamo anche un buon formulo terzo, quindi due in classifica in questa maglia. Stessa cosa per la maglia ciclamino, che la vince Van der Poel con 315 punti, ma noi ci portiamo a casa il secondo posto con Almeida 252 punti, terzo posto con Gaviria 243 punti e siamo anche abbastanza ben messi con Formolo in tredicesima posizione, anche con Ulissi sedicesimo, quindi abbiamo fatto una buona classifica qua per la maglia ciclamino. Classifica maglia bianca ovviamente l'abbiamo stradominata. Da notare sempre Nibali in classifica perché l'avevo messo su qualcuno dei giovani dell'Astana, così da notare. Poi classifica squadre, chiudiamo nel settimo posto con la Ineos che vince, erano pari merito Ineos e Bora e dopo questo cronometro vince appunto la Ineos. Classifica combattività, la chiudiamo al secondo posto con Formolo e al nono posto con Rui Costa. Classifica vinta da Nampeter. Quindi direi che abbiamo fatto un gran giro d'Italia. Ripeto, mi è dispiaciuto solo un po' la maglia blu vincerla di nuovo con Almeida. Puntavo con un altro ciclista, praticamente abbiamo fatto tutte le classifiche. Almeida è davanti, cioè anche in quella ciclamino è davanti a Gaviria. Vabbè, praticamente abbiamo fatto solo con Almeida, praticamente. Però è stato divertente come giro d'Italia. Sicuramente. Forse è stato più divertente il nostro che quello reale, perché alla fine, ripeto, quello reale ci sono stati pochi attacchi degli uomini di classifica, o perlomeno pochi attacchi che hanno fatto la differenza. E quindi nulla, io vi dico che forse appena pubblico questo video, magari un'oretta dopo, metterò un post sondaggio. Per capire cosa facciamo aspettando Tour de France 2022, che dovrebbe uscire il 9 giugno, quindi abbastanza breve. Quindi possiamo fare, ho già in mente due cose, lo scoprirete nel post che farò dopo questo video, magari do un'oretta dopo e lo faccio valere per 24 ore e dopo le 24 ore magari lo elimino e i risultati sono quelli delle 24 ore passate. Quindi mi raccomando, state sintonizzati che a breve appunto post. Ciao ciao a tutti!